comunità montane a congresso lo scorso 25 gennaio per eleggere i nuovi organismi dirigenti, ma anche per denunciare una problematica nazionale che mette in discussione l'intero sistema montagna, con pesanti ripercussioni anche in Toscana, dove solo 24 degli attuali 160 comuni montani manterrebbero il loro status e si vedranno ripartito il 30% delle risorse precedentemente erogate. Tutto ciò a seguito della finanziaria 2010 che, nell'ottica del risparmio, annulla definitivamente i trasferimenti a favore delle comunità montane e ridefinisce i parametri per far rientrare un comune nella categoria di comune di montagna. Il nuovo parametro prevede che solo i comuni con il 75% della superficie al di sopra dei 600 metri rientrino in questa categoria. Una formula che penalizza in particolare i grandi comuni, distribuiti con andamento a piramide, con il capoluogo spesso nel fondo valle e le frazioni che risalgono verso monte. Secondo questo criterio, una buona fetta del territorio montano italiano sarebbe escluso da questo status. Ma sentiamo in proposito il presidente dell'UNCEM Toscana, Oreste Giurlani. Le comunità montane svolgono un lavoro forte, prezioso, di investimento, di servizi, di opere di sicurezza sul territorio. I dati ne danno ragione, pensiamo che le 14 comunità montane toscane fanno investimenti e servizi per 140 milioni, quindi sono la prima fabbrica montana. Quindi noi vorremmo che chiunque parla di questi argomenti venga a confrontare le realtà e poi si può anche migliorare, però ci devono dare delle soluzioni partendo da quello che abbiamo per migliorare e non certamente per tagliare a prescindere. Cosa vuol dire per un comune perdere lo status di comune montano? Vorrebbe dire che tutta una serie di agevolazioni, di sgravi fiscali e di opportunità verrebbero meno, ma soprattutto vorrebbe dire che non ci sono più politiche specifiche per quel territorio e questo penso che sia una cosa gravissima e che lo Stato non può fare da Roma, ma bisognerà anche lì mettersi a tavolino e se ci sono zone da rivedere, rivediamole, ma dove è sempre stato montagna, sia montagna, addirittura introducendo anche dei parametri di disagio che fino ad oggi non erano introdotti. Quindi meno servizi per i cittadini che abitano in montagna? Sicuramente meno servizi, meno opportunità di lavoro e per le imprese che sono in montagna meno incentivi e opportunità e questo produrrebbe logicamente un ulteriore spopolamento, cosa che in questi anni in montagna abbiamo fermato, tanto che negli ultimi 10 anni è tornato il 10% di abitanti in montagna toscana, vuol dire che qualcosa sul fronte dell'attrattibilità e della qualità della vita è stato fatto. E spopolamento poi vuol dire degrado? Vuol dire degrado, vuol dire non sicurezza del territorio, non tenuta e poi gli eventi calamitosi che abbiamo visto anche a Natale con lo straripamento del cerchio nascono molte volte dalla non tenuta del territorio montano. Quindi riflettiamo che a volte il mantenere, incentivare, essere presenti può essere veramente una leva di sviluppo e può essere una cosa che mantiene la garanzia dell'abitare anche nei territori urbanizzati e più forti. Presente al congresso dell'UNCEM anche il presidente della giunta regionale Claudio Martini, che ha assicurato tutto l'impegno della regione in materia. Noi abbiamo risposto positivamente dicendo che utilizzeremo questo fine legislatura per trovare insieme tutte le forme di sostegno istituzionale, programmatico, anche finanziario che il bilancio ci consente per non interrompere un'esperienza positiva e per non lasciare soli i territori montani. Siamo preoccupati per i tagli del governo, che non sono tagli sulle comunità montane, sono tagli sulla politica della montagna ed è una cosa diversa, sono tagli sugli investimenti, sono tagli sui servizi della montagna. Per questo intanto come regioni daremo il nostro contributo sperando in una svolta nazionale. Tra i comuni colpiti dal paradosso creato dalla nuova finanziaria, Abbadia San Salvatore, sulla Miata, che non rientra tra i comuni cosiddetti montani. Sembra proprio di no. Con la nuova finanziaria, con i principi che sono stabiliti, che sono ridicoli ed assurdi, Abbadia San Salvatore, che ha l'intero centro abitato a 829 metri e che arriva fino a 1734 metri sulla vetta, che anche ora ha 60 centimetri di neve, che ha una economia da sempre, un'economia montana, per il governo, per la finanziaria non è più montano.
È una cosa incredibile, è una cosa che ha creato intanto un danno iniziale fortissimo, perché non rientriamo tra i comuni che avranno ripartito il fondo sulla montagna che è stato tolto alle comunità montane, il che ci creerà enormi problemi per il mantenimento dei servizi sociali, ed è ridicolo per quanti ad Abbadia vivono, hanno sempre vissuto e sanno perfettamente che la nostra è la montagna, una delle montagne più importanti della Toscana e dell'Italia centrale. Intanto sappiamo che abbiamo grosse difficoltà a coprire i tagli sui servizi sociali. In prospettiva, se questa definizione venisse raccolta nel DDL Calderoli, abbiamo a rischio tutto, dalle scuole all'ospedale, quindi la sanità, quindi addirittura gli incentivi sul riscaldamento, quindi le direzioni didattiche, e quindi tutte le attività legate all'agricoltura per quelle che sono le agevolazioni previste normalmente per la montagna sui contributi. Una tragedia, ma soprattutto un fatto estremamente ridicolo. Abbadia si è mossa, si è creato un gruppo spontaneo su Facebook che oggi ha 1100 iscritti e che ha ridenominato il nostro paese in modo ironico Marina d'Abbadia San Salvatore, facendo diventare il nostro paese un paese di mare. È la protesta pacifica più bella, più forte e più arrabbiata che io possa sentire, perché spontanea e voluta dai cittadini. Speriamo che qualcuno ci ascolti. Rimane invece con lo status di comune montano l'Abetone, ma il sindaco non manca di rimarcare i problemi che riguardano i piccoli comuni di montagna e quelli che ospitano stazioni di sci. Visto il taglio dei finanziamenti che ci sono stati a livello nazionale, la montagna avrà molto da soffrire. Però attenzione, c'è un grido d'allarme, la montagna, in particolar modo la montagna alta, sta mettendo i remi in barca, non ce la fa più a gestire tutte quelle strutture turistico-ricettive che sono sul territorio, di conseguenza va a rischio anche il turismo invernale. Indubbiamente la montagna sta chiedendo un ripristino della legge 140 per revisioni degli impianti di risalita. E sta chiedendo un'attenzione maggiore della Regione Toscana che sia fatta sul territorio, su tutte quelle strutture e servizi che servono per mantenere in piedi migliaia di posti di lavoro, perché sul turismo invernale ci sono migliaia di posti di lavoro. Ecco, dico, dall'innevamento arrivando alle battiture delle piste sono oneri che non possono più sopportare gli impiantisti, di conseguenza si deve trovare una via comune insieme alle istituzioni regionali e provinciali per riuscire a assolvere questo problema. Insomma, una questione difficile che pone l'accento su un territorio complesso e da salvaguardare, un territorio a vocazione turistica, ma dal cui benessere, come hanno dimostrato anche in Toscana le alluvioni di Natale, dipende la sicurezza delle popolazioni a valle.